Si è svolto presso la sala Mattutinum della Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia il quarto appuntamento della seconda parte della 12ª edizione di Building Apulia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé. Il quarto incontro ha visto protagonisti narratori salentini. Per l'occasione sono stati presentati due volumi, Non è adesso, Na' jé m' di Daniele Semeraro, edito da Rai Eri, e La città verticale di Osvaldo Piliego, edito da Lupo. Non è adesso, Na' jé m' racconta di Daniele, appena 14enne, che scruta ossessivamente il padre, divorato dalla depressione, nel tentativo di proteggerlo da se stesso. È un libro autobiografico che narra appunto di una mia storia personale avvenuta 20 anni fa, che narra appunto della storia, purtroppo, della perdita di mio padre, che diventa il protagonista della storia. È mia personale, ragazzino di 14 anni che in un momento di difficoltà appunto del personaggio principale. Io tendo sempre un attimino a distaccarmi anche quando parlo di questa appunto della storia, tendo a distaccarmi un attimino da quelli che definisco personaggi, anche quando l'ho scritto ho cercato di farlo in questo modo per avere una lucidità e per dare appunto, oltre allo stampo autobiografico, una connotazione più universale della storia. Lo faccio, quindi in un attimo di difficoltà di questo personaggio principale, di un ragazzino di 14 anni che si trova a dover affrontare un malessere di questo genitore, a cercare di difenderlo da questo malessere. La città verticale, secondo romanzo di Osvaldo Piliego, pubblicato da Lupo, è la storia di un condominio e dei suoi abitanti, il racconto di una città, Lecce, vista dalla periferia. La città verticale è lo spaccato dei nostri tempi, è ambientato in una periferia di una città, Lecce in questo caso, è una dichiarazione d'odio rispetto alle cose che non vanno nei centri urbani. Lecce, diciamo, è un pretesto, potrebbe essere qualsiasi altro luogo, qualsiasi altra periferia. È un romanzo corale, parla di un condominio e dei suoi abitanti che a un certo punto si uniscono contro il mondo e cercano di difendersi. L'idea, cioè, diciamo, la prima suggestione è venuta dal condominio di Ballard, che è un libro che mi ha colpito molto. L'idea, il contesto è più che altro la realtà che mi piace raccontare normalmente, no? Tutti hanno questa idea del Salento un po' agiografica, insomma molto estivo, molto soleggiato, e io che vivo il Salento tutto l'anno amo raccontare anche la parte un po' più dark, se così possiamo dire, la parte più scura, quella che vive all'ombra.